buonasera a tutti. Chi è che aspettiamo? Carlo, ma adesso sì. Carlo Buzzichetti, però. Allora, aspettiamo Carlo. No, aspettate, no, perché non aspettiamo Carlo. Che c'aveva un problema che arrivava più tardi. Allora, buonasera a tutti. Allora, come vedete gli ospiti, oggi parliamo del libro di Loris Campetti, ma l'ultimo libro di Loris Campetti, ma come fanno gli operai, è il momento giusto dopo il 4 marzo, giusto? Pulini mi guarda. Anche come faranno. Anche come faranno gli operai. Ovviamente parliamo di questo e quindi vicino c'è Peppe Ciarrocchi, praticamente da sempre, da un milione di anni, segretario regionale della FIOM, non sono lo vuole nato, lasciare, c'è nato direttamente dentro la FIOM, non la vuole lasciare, non ce la fanno a cacciarlo, vero Peppe? Non ce la fanno a cacciarlo. Allora, io devo fare solo l'appoggio microfono, a microfono che non c'è. L'unica cosa che vorrei dire per dare il là è che quando ho visto, come tutti noi, la notte del 4 marzo i primi risultati, ho pensato a una cosa che forse a suo tempo avevo letto, ma chissà perché mi ero nei giornali, ma chissà perché mi ero dimenticato, che invece qui viene ripreso più di una volta. E ho pensato all'ex sindaco di Pordenone, quindi posso cominciare da questo, Loris. Di Monfalcone, ex sindaca, già oggi è l'8 marzo, l'ex sindaca di Monfalcone, che con l'astensione del Consiglio Comunale, perché voglio dire, tutti a volte siamo complici di Rifondazione Comunista in quel caso, ovviamente non solo di Rifondazione, però per dire di tutto l'arco fino a Rifondazione Comunista, decise di ritirare il comune di Monfalcone dal processo per le morti di amianto della Fincantieri a fronte del pagamento di Fincantieri di 140.000 euro. E ho pensato, questa è una cosa che Loris nel suo libro ricorda in vari passaggi, ed ho pensato, in realtà, dal mio punto di vista, quello che c'è stato il 4 marzo forse non è stato, come dice Marco Revelli, un voto di vendetta, lo dice, ovviamente lo ha detto prima del 4 marzo, essendo riferito ad alcuni mesi prima, ma forse è stato un voto obbligato, cioè i lavoratori, come fanno gli operai, non ne potevano più. E l'altra cosa che mi è venuta in mente, pensando al voto, secondo me per certi versi simili, ma di questo parleranno Loris e Peppe e Carlo Coticelli quando arriverà, oppure voi nel dibattito che ne seguirà, ho pensato a Loris, qui cita tra i tanti casi, cita quello di Foodora, i ragazzi pagati 2,75 euro l'ora. Avete letto tutti voi gli ultimi ragazzi che vengono pagati 33 centesimi l'ora, cioè il pezzo scende sempre di più, 33 centesimi l'ora. Mi è capitato qualche settimana fa, mi è capitato qualche settimana fa di incontrare per un altro lavoro un gruppo di donne che venivano pagate 1,50 euro l'ora. In questo caso parliamo di giornaliste, di giovani giornaliste che vengono pagate, perché uno poi, voglio dire, lo sfruttamento c'è dovunque, Loris lo sa, per esempio, che ne so, in un giornale come Repubblica a Napoli, se tu porti un articolo e solo se viene pubblicato viene pagato, a seconda delle righe, 1,50 euro l'ora. Allora, ma come fanno gli operai in questa situazione? Cominciamo da qui, non solo gli operai, come fanno? Vado io? Vai tu che poi seguiamo.
No, adesso per la precisione, come diceva quello, quei 140.000 euro, proprio i soldi di Giuda, non li ha neanche presi quella sindaca lì del PD e la sua assessora di rifondazione, perché non sono state rielette, ma l'ha presa la sindaca della Lega che è venuta dopo. Sì, mi sono dimenticato di dire la fine, però ho dimenticato di dire la fine. Però il problema centrale secondo me è uno, cioè la cancellazione della questione del lavoro da tutte le agende della politica di tutte le forze politiche. Qui non voglio dire che sono tutti uguali, ma mi verrebbe quasi da dirlo. Cioè, è diventata una questione secondaria quella del lavoro. Far diventare secondaria la questione del lavoro, soprattutto adesso siamo in alcune realtà alla fine della crisi, in altre non ci siamo per niente alla fine di questa crisi, ma in una situazione drammatica, significa gettare nella più assoluta solitudine i lavoratori, e nella solitudine diventiamo tutti peggiori, per dirla in modo brutale. Allora, voglio dire, qui c'è chi conosce i cantieri navali molto meglio di me, ma come può succedere che a Monfalcone, fra l'altro il voto di domenica ha confermato, aggravandola, la tendenza, un luogo simbolo sia del lavoro, sia della classe operaia, sia della sinistra italiana, che dopo aver sempre votato a sinistra, improvvisamente va a votare la metà della gente, e quella metà che va a votare vota per i due terzi per la Lega. Allora, nessuno, sono passati 2 anni da quel voto di Monfalcone, ma nessuno si è interrogato davvero su che cosa è successo, cosa è diventato quel cantiere, dove sono arrivati in 3 ondate diverse 2.000 lavoratori del Bangladesh, che lavorano in condizioni terribili, in un luogo dove fanno le grandi navi da crociera, dove i dipendenti diretti sono un quarto dei dipendenti totali, nel senso che gli altri sono tutti dipendenti di cooperative finte, aziende piccole, medie e un po' più grandi, sono arruolate dai caporali. Cioè, tu vai in un posto dove si produce il lusso, in fondo, e c'hai una situazione assolutamente analoga a quella che c'hai in Puglia, dei braccianti che sono ritornati come condizioni di vita e di lavoro a prima di Vittorio. Allora, che succede? Dentro un dibattito politico che negli ultimi 20 anni ha fatto passare l'idea della fine della lotta di classe, che non c'è più il conflitto fra il basso e l'alto, tra, insomma, che è finita la lotta di classe verticale, non può che scoppiare quella orizzontale. Cioè, se tu non te la pigli più con quello che sta sopra di te, finisce che te la pigli con quello che sta sotto di te. Il voto alla Lega ha una spiegazione logica, è drammatico, ma ha una spiegazione logica, e non è che i lavoratori, gli operai di per sé siano migliori di quelli che fanno un altro mestiere, semplicemente che nella storia, non solo di questo paese naturalmente, insieme hanno costruito un'idea di futuro diversa, hanno pensato e si sono battuti perché insieme si poteva cambiare non solo la propria vita, il proprio lavoro, ma anche la società che ci sta intorno. Se questa cosa non esiste più, se tu non hai più una rappresentanza politica, se la rappresentanza sociale viene meno, quello che passa è una sorta di individualismo proprietario, passa la, anche se di nulla sei proprietario, passa la guerra dei poveri, ma ci sarà sempre qualcuno che sta un po' sotto di te, che sta messo un po' peggio. Ed è più comodo trovarsi un nemico più debole piuttosto che fare i conti con quello più grosso. Allora, in fabbriche dove l'economia sta andando alla grande, dove ha ripreso le fabbriche di armi del nord, per dire, tutti
a partire dai compagni della Fiom, che ti dicono i partiti sono tutti uguali, la politica ci ha abbandonato e è intollerabile che, diceva uno, che uno come il Grasso, che poi è diventato presidente della Camera, portavoce di una lista di sinistra a tutti noi, ben nota, già che quello guadagni 30 volte più di me, è intollerabile. E io gli dicevo, ma tu sei matto, è intollerabile il fatto che il tuo padrone guadagni 500 volte di più. Ma come mai immediatamente scatta, non perché sia giusto che Grasso guadagni 280.000 euro l'anno, no? Ma c'è proprio di peggio. Ma il problema è che non fa più scandalo se, tutto sommato, se un padrone, se l'amministratore delegato della FCA guadagna 500 volte più di un operaio, se il capo della McDonald's Italia guadagna 2000 volte più di un cameriere, e nessuno sa, perché forse è colpa anche nostra che non l'abbiamo raccontato come dovevamo, che Olivetti a suo tempo diceva che il massimo della forbice doveva essere 1 a 6, cioè che chi guadagnava di più non doveva guadagnare più di 6 volte chi guadagnava di meno, no? Valletta, il terribile Valletta, guadagnava 20 volte più di un suo operaio. Allora questa cosa non fa più scandalo, fa scandalo la politica, e uno poi si chiede perché ha vinto quella che viene chiamata l'antipolitica, anche se forse bisognerebbe chiamare antipolitica la politica reale, perché produce questi danni. Però voglio dire, è disperante, ma non ci può sorprendere il risultato elettorale, e non ci può sorprendere purtroppo il fatto che non succede solo in Italia. In Lorena, dove alle ultime elezioni francesi c'erano degli operai di fabbriche chiuse, di fonderie, quelle zone dalle miniere alle fonderie, alla lavorazione dei metalli pesanti, che è saltato tutto per aria, dicevano: al primo turno votiamo per Mélenchon perché siamo comunisti, al secondo turno votiamo per Le Pen. Guardate in Germania, negli Stati Uniti che cosa è successo. Siamo dentro un fenomeno generale. Secondo me la differenza, ed è questo un altro elemento della sofferenza dei lavoratori, di quella che chiamavamo la classe operaia, è che mentre in tutti gli altri paesi c'è in qualche modo una qualche forma di sinistra politica, una qualche forma di rappresentanza politica, qui c'è il vuoto, non c'è più nulla. Questo che è stato un paese in qualche modo punto di riferimento, no? Per la sinistra sociale e politica che ha avuto, adesso è diventato uno spauracchio per l'Europa. È un viaggio quello che avete sentito, ha fatto Loris lungo l'Italia, passando dalla Beretta, Pandora, appunto, lo vedrete, chi non l'ha già letto lo vedrà in questo libro, ne parleremo, continuiamo a parlarne adesso. E in questo viaggio, lui ha già accennato molte cose, emerge, come dire, la sofferenza estrema, ma anche lo chiedo a Peppe Ciarrocchi, così continuiamo questo dialogo, lo diceva per esempio parlando della Beretta, ma non solo, anche l'insofferenza, no? L'insofferenza razzista, per esempio, quello che si avvicina al che arriva e che ti ruba il lavoro, o l'insofferenza semplicemente del diverso da te. Non solamente questo, però quello che emerge è che un mondo, ormai ne dobbiamo prendere atto, anche se non vorremmo farlo così, un mondo che sconvolge, che pure
profondamente reale. Ed è il vostro mondo, per esempio, profondamente il mondo della fiume, perché c'è l'occhio. Sì, più che profondamente il mondo della fiume, è della fiume. Il mondo, assolutamente sì. Il problema è il mondo della rappresentanza sociale. Quando si fanno le analisi sulle elezioni politiche, si andrà a fare l'analisi sui vincitori, sui sconfitti, sui partiti, sulle coalizioni. In realtà poi, soprattutto questo voto, poi penso tutti i voti delle elezioni, soprattutto questo che può essere considerato un vero e proprio terremoto in qualche modo, per ciò che chiude e per ciò che non apre ma già porta avanti con molto compimento, poco si analizza di che cosa c'è di trasformazione sociale dentro quello che poi diventa un voto, una delega politica per la rappresentanza politica. Cioè io penso, lo dicevo anche ieri nella prima discussione, si faceva lì in CGL, che adesso tutte le discussioni su come poi si ricostruisce, cosa si fa, facciamo da 20 anni, ormai da 30, la sinistra politica ha messo che si possa ricostruire qualcosa che abbia un senso con quel nome che ha avuto nel passato, sia discussione fuori luogo. Penso che la discussione oggi che ci riguarda, sapete, noi della FIOM, noi della CGIL, il sindacato in generale, è una contraddizione tremenda che la dinamica del voto rende enorme, esplicita, plastica. Cioè il sindacato nella sua etimologia, e naturalmente noi della FIOM, della CGIL abbiamo fatto una ragione d'essere, la sua etimologia parola significa insieme con giustizia. Ora provate voi a ragionare in che termini sia compatibile questi due concetti, dove la parola insieme è la coalizione, il potere coalizione, il sindacato è nato su questo, per questo, i deboli che messi insieme, no? La loro forza di coalizione potevano, come dire, riscattarsi, contrattare, lottare, insomma, confliggere per condizioni diverse. Con giustizia, c'era Claudio Sabattini che diceva sempre che non si può fare il sindacalista se non si hanno due caratteristiche. Una diceva che era quella che bisogna, utilizzava la parola, amare gli operai. Condivisione sentimentale. Esatto, amare gli operai. Sarebbe stato bello se oggi era ancora vivo e capire se forse anche con gli operai di oggi avrebbe fatto un'analisi sul perché si è arrivati a questo. La seconda cosa era che assolutamente non si può fare il sindacalista se non si crede nella giustizia sociale. Ora, se c'è una cosa oggi, l'elemento paradossale è che da una parte mai come oggi viviamo una fase, un tempo, naturalmente non solo in Italia, sappiamo bene questo elemento generale di globalizzazione, in cui le diseguaglianze, l'ingiustizia, da quella economica, insomma, quella fiscale, a quella sociale, eccetera, ha una tale disparità come mai ha avuto in passato. Se c'è il famoso 1% di te, se ci sono, no, gli ultimi dati di Davos quest'anno, e colpivano, non so, ricordo quanti erano ricchi che da soli avevano il 46% della ricchezza. 8. Non mi ricordo il numero preciso. 8. Sì, 8 super. Ma mandava 8. Sì. 8 super ricchi che da soli hanno quasi la metà, insomma, della ricchezza. 8. Lui diceva, sai, quello che guadagna 5. Allora, se il dato oggi è questo qui, l'elemento uno viene a pensare per cui il sindacato è nato, cioè insieme con giustizia, c'ha più ragione d'essere oggi che nell'Ottocento in cui è nato. Cioè gli elementi materiali, le condizioni da cui partire sono, come dire, più importanti oggi, no? più stretti oggi piuttosto che in passato. La cosa invece che colpisce è che se uno va a guardare l'analisi del voto, e per le cose che diceva Loris, il passaggio dall'internazionalismo proletario, con tutto quello che poi significava, la solidarietà,
no, il fatto di dover condividere, cioè, all'individualismo proprietario, che molto spesso è un individualismo proprietario nel senso, come dire, difensivo è la parola, cioè mi difendo, difendo quel poco, quel tanto che ho, da chi ha ancora qualcosa di meno. Questo passaggio di cultura ha preso piede enormemente tra i lavoratori. Se c'è, io credo, una sconfitta ancora più grande di quella che è di carattere, come dire, economico, sociale, trasformazione, globalizzazione, finanziarizzazione, che produce quelle diseguaglianze, forse meno indagata, ma che comincia ad avere effetti, secondo me, macroscopici, è questa appunto la sconfitta culturale, che naturalmente, no, sappiamo bene, qui ce ne stanno tanti, insomma, che hanno letto ancora più di me libri, insomma, di marxismo, eccetera, naturalmente, come dice, la struttura economico-sociale, eccetera, non è che è slacciata e scollata rispetto a quelle che poi sono le innovazioni, i cambiamenti, trasformazioni culturali. La cosa oggi evidente e che secondo me rischia di mettere in discussione le ragioni stesse, la ragione d'essere del sindacato, è questa. Le elezioni politiche ci consegnano una cosa che è chiara nella sua semplicità. Se prendiamo un sindacato come la CGIL, il nostro, il mio, a Fiore sarebbe la CGIL, 5.700.000, 5.800.000 i lavoratori o pensionati iscritti, quindi non poca roba, no? Ad oggi i maggiori partiti sappiamo che, no, in termini di iscritti sanno, entrano dentro sta stanza. Esattamente. E quindi una grande organizzazione, rappresentanza sociale. Però per l'idea dell'insieme con giustizia e legge, per l'idea di un sindacato come il nostro, è nato, è cresciuto e vissuto sull'idea di trasformazione della società e con un'idea di società, con dentro valori che sono costitutivi, perché se non sono più costitutivi tu diventi un'altra cosa: l'inclusione, la solidarietà, la giustizia sociale, quella fiscale, no, il conflitto, tutte queste cose qui, e oltre che naturalmente l'antifascismo, cioè quello che è in Costituzione, l'antifascismo, no, l'antirazzismo, eccetera. Tutto questo qui ha un problema, perché rischia il sindacato di non avere più una soggettività praticabile di valori, di cultura e quindi poi di iniziativa, di mobilitazione, di azione. Perché naturalmente se io sono iscritto alla CGIL, ma penso che Traini a Macerata la prende meglio la mia, e queste cose qui non c'erano il libro dell'Olis, noi che pratichiamo, come dire, tutti i giorni i posti di lavoro, ormai i social, no, restituiscono, ma non è un caso, Francesca, non è un caso, noi frequentiamo i posti di lavoro perché ci facciamo l'assemblea, che ci abbiamo i delegati, qui ne vedo anche alcuni, per esempio dei nostri, sono presenti, poi ne possiamo anche discutere insieme. E poi c'è il mondo con cui oggi tutti si esprimono, che è quello dei social. Nelle assemblee comincia ad esserci anche un problema di tale simpatia verso questo populismo xenofobo, razzista, semifascista, no? Per cui in alcuni casi troviamo anche problemi di operai, delegati e di iscritti che ti dicono: no, non venite a parlare di queste cose, parliamo di un'altra roba, dell'integrativo. Parliamo dell'integrativo, parliamo della cassa integrazione, parliamo eccetera, ma non di questa cosa. O naturalmente trovi commenti di lavoratori iscritti, se non in qualche caso, in esserci pure in giro qualche strano delegato, figura, fa parte di organismi dirigenti, in cui Traini, se non è un eroe, però insomma, non è che ha fatto poi così male, e così via, se non ve faccio esempio, padroni a casa mia, eccetera. Cioè fenomeni di espressione di una cultura che è antitetica a quello che dicevo prima. Questa cosa qui, adesso
Floris qui descrive un viaggio, no, affaticato su situazioni e realtà diverse, che ha molto più nel rapporto con la politica, cioè nel senso con la sinistra, che naturalmente ha prodotto un abbandono, una solitudine, un declassamento di visibilità, però che ci consegna adesso a noi un problema di questo genere. Allora, ammesso che quello è un problema della politica, solo, non esiste più sinistra politica, le elezioni ci consegnano un paese, no, affidato ai vari populismi, se no alle destre vere e proprie. E dal punto di vista sociale, se quella cosa lì va combattuta e un sindacato come la CGIL, questo dovrebbe continuare a fare, come ha fatto fino ad oggi, su quali basi sociali è in grado di farlo? Perché non basta naturalmente per un sindacato, no, scrivere dei documenti, degli ottimi documenti, con delle belle prese di posizione, con la declinazione dei giusti valori costitutivi, fondativi, eccetera, se poi, essendo soggetto a rappresentanza sociale, non hai più la condizione sociale di esercitare col tuo popolo, con la tua gente, come dire, un intervento, un'azione, un conflitto, un qualcosa che nella società muove in direzione diversa. Ecco, questa cosa qui io la vedo con un problema enorme. Questo è anche l'anno per noi del congresso, mi auguro che le lezioni del 4 marzo facciano lezione oltre l'accademia, perché spesso si tende a dare risposte accademiche, no, o così indulgenti verso noi stessi, non solo in politica ma anche dentro il sindacato. Io penso che non ci sono più i margini e gli spazi per fare operazioni di indulgenza verso il sindacato, perché la realtà è questa. Cito un caso per farvi capire, no? Una nostra, non proprio delegata, però una che stava dentro il nostro organismo dirigente della FIOM qui provinciale, di un'azienda qui insomma vicino Osimo, chiamata e rimbrottata giustamente per i suoi commenti sulla vicenda di Macerata su Traini, no? Di Borgo sgradevoli, okay. E quindi naturalmente la chiave diceva: scusa, tu fai parte dell'organismo, cioè che cazzo scrivi sui social, che sta legge, sacco di sé, ma ti rendi conto di quello che scrivi? Scrivo quello che penso, capito? Pensi, cioè hai fatto i conti, no? Cioè, vabbè, vi lascio immaginare insomma il tipo di discussione, fino a che noi diciamo, se è così tu non puoi stare dentro l'organismo di ricerca, non lo rappresenti per quello che noi vogliamo rappresentare in termini di valori assolutamente contrari e diversi, quelli che del resto poi, no, ho provato a portare a Macerata sulla manifestazione. La risposta finale di questa operaia, diciamo così, eccetera, è stata: ah vabbè, fate come vi pare, del resto quello che io penso è quello che pensa il popolo. Questa è stata quello che io penso. Questo è successo prima delle elezioni. Allora, ci pensavo esattamente l'altra sera, quando anch'io guardavo i risultati delle elezioni, mi è venuta ripensata questa lavoratrice, e dico, quella naturalmente potrebbe anche alzare la cornetta al telefono, chiamarci e dirci, avevo detto che naturalmente lei quella cosa lì che esprimeva non è sua. Se vai dentro la sua azienda, che l'azienda è 300 e passa dipendenti, con 140 interinali, eccetera, che lavorano per l'automotive, sono pieni di lavoro, eccetera, eccetera, erano quelli che gli metteva i semafori per andare in bagno, c'è questa cosa qui. Dentro immagino che la discussione, mentre si lavora, la macchinetta del caffè, eccetera, sia fatta di quel senso comune lì, di appartenenza oggi. Ecco, questo è un altro pezzo, oltre a quelli che Lorsi descrive qui, di come oggi quella che una volta era la classe operaia, in sé o per sé, no, adesso questa è una disquisizione teorica, la classe operaia oggi è una moltitudine, spesso di individualismi, di,
che si fa fatica, perché normalmente immaginate che una condizione come questa, quando è culturale, poi non crea problemi solo sul piano dei valori, normalmente crea dei problemi che sul piano dell'azione sindacale, proprio, cioè il rapporto col padrone o col datore di lavoro, il fatto, come dice lui, se si litiga di più perché ha preso l'aumento di 50 euro al lavoratore vicino, piuttosto che... Io ne conosco gli amministratori delegati personalmente, non Marchione, e potrei anche fare i nomi di quali aziende fanno parte, che guadagnano lordi che sono oltre i 350.000 euro. Amministratori delegati, ma mica di multinazionali, anche di aziende, qualche centinaio di dipendenti, eccetera. Però ecco, vuol dire che questo è riuscito a far passare, come dire, questa trasformazione, la globalizzazione, questa cosa qui, un'idea che o ci si salva da soli o non ci si salva. E attualmente questo io continuo a sostenere che è la negazione del principio per cui è nato il sindacato. E se non riusciamo, non chiedetemi, prima lui mi diceva qual è la medicina, io gli dicevo se ce l'avesse avevo aperto la farmacia, anzi la catena di farmacia, e poi chiamavo pure Sergio Zampini a vendere prodotto insieme a me. Non lo so, vediamo che cosa c'è. Il voto non mi ha sorpreso, adesso chi lo sa, nei direttivi, nelle discussioni che facciamo negli ultimi tempi, dicevo guardate che terremoto già annunciato, cioè si sentiva gli smontamenti, basta parlare con i delegati, quello che pensano i lavoratori, quello quando vai a fare l'assemblea, quello che ti dicono, eccetera. Dobbiamo fare i conti col fatto che oggi il lavoro è diventato anche questo. Normalmente questo non vuol dire che siamo alla fine della storia, non c'è mai una fine della storia, però bisogna rimettersi probabilmente a studiare, ad ascoltare, a fare probabilmente diversamente. Beh, lui può farlo tranquillamente, c'ha tutti i tempi, c'ha la sua fondazione, c'ha la sua brava pensione, i suoi soldi per poterlo fare. Dopo che non è stato votato adesso non è la cosa. No, io quando dico di studiare non intendo il senso accademico, intendo che forse bisognerebbe ascoltare di più quei rumori che arrivano, che non è da oggi. Poi c'è qui Paolo, c'è altro. Questa cosa che a me ben colpisce, se vogliamo parlare di realtà e non di cose astratte, mi piacerebbe andare a studiare con l'Istituto Cattaneo il flusso dei voti delle ultime 2-3 lezioni, gli ultimi 7-8 anni, e capire ne vale ancora. Fotografia a Tegliese. Trovereste... No, non l'abbiamo fatto. Però sappiamo che cosa è. Cioè, il cantiere è lo stesso di quando giravamo per un anno e mezzo per la città, scorrazzando al Consiglio Comunale, a quello regionale, con il casino c'è? No. Quel cantiere navale lì oggi è pieno di lavoro. L'altro giorno la televisione annunciava la firma di altri 6 Viking che vengono consegnate gli ultimi nel 2027. Okay? Noi quella volta lottevamo per avere qualche lamiera per lavorare qualche mese. Quindi non è che manchi il lavoro, quel lavoro però oggi dentro quel cantiere diventava un'altra cosa. La FIOM è uscita sconfitta pesantemente prima di Natale, dalle ultime elezioni RSU del cantiere navale Ancona, per la prima volta siamo diventati in minoranza in termini di rappresentanza di RSU dentro quel cantiere. La seconda, ma una volta era col Salfa, quindi era una contestazione da sinistra, eccetera. Ecco, vi dico tutte queste cose perché ha vinto, ha preso 3 delegati la FIM, ha preso un delegato la WILM, e l'abbiamo preso, sono 2 noi, venivamo da 5 noi e 1. Ha vinto Fincantieri, ha votato, oggi sono rimasti poco più di 500. Hanno votato mediamente, credo, quasi 70%? Sì, 73%. Sono lista. Esatto.
sì, sì. Quelli di Fincantieri. Cioè, quelli di Fincantieri sono tutti stabilizzati. Poi ci sono i 1000, 1500, quello è un altro discorso che vale come quello che dice lui per Monfalcone, in termini di dimensioni più piccole, su cui qui abbiamo continuato, tuttora continuiamo a fare le battaglie, che c'è il sistema dell'estorsione, c'è il sistema del caporalato, c'è il sistema americano. Io ho firmato da 3 anni, aspetto di sapere dalla magistratura di Ancona se quell'esposto viene archiviato o viene qualcuno rinviato al giudizio, perché abbiamo dato anche testimonianze, prove, documentazioni, intercettazioni della stessa questura di Ancona rispetto a quelli che prendevano i soldi per far lavorare quelli del Bangladesh o altri per un mese, 2 mesi, pagando 500, 600, 1000 euro per lavorare. Questo c'è, il lavoro oggi è questo. Quando questa cosa qui interessi alla politica, alla società, al paese, in questo caso direi anche alla città di Ancona, io mi ricordo, qui lo chiudo, quando scorrazzavamo, come dicevo prima, per far riaprire il cantiere, siamo stati un paio di volte, ci siamo beccato anche denunce che ancora abbiamo finito di scontare, io a Pullini, consiglio regionale, una volta si è interrotto il consiglio regionale. Allora, quella sede, una di quelle sedi, mi ricordo, quando portammo il fatto di dire, ma guardate, il cantiere non c'è lavoro e poi c'è il modello produttivo che no, gli appalti, rende tutto selvaggio, cioè, mi ricordo che si alzò uno, adesso non dico il nome, non è corretto, insomma, uno al centro-destra e dice, ma cavoli, quello che ci avete raccontato vuol dire che allora noi abbiamo la Cina qui sotto casa. Oppure quando adesso, poco prima di Natale, abbiamo fatto un'iniziativa per la morte del cantiere Isa, di uno dei 4 che erano caduti all'impalcatura e uno è morto, i 50 lavoratori Isa, quasi tutti ex iscritti nostri, compagni nostri, con la nuova gestione, non hanno fatto nemmeno un minuto di sciopero, non sono usciti a cantiere. La mattina è arrivato il presidente, il consiglio comunale, è arrivato qualcun altro dicendo no, ma questo non ci facciamo una discussione. Non c'è nessuna discussione, nel consiglio comunale, né nei consigli regionali, né c'è. Il lavoro è questo e questo sembra essere diventato purtroppo una normalità. Anche perché l'impressione, leggendo, sentendo te e leggendo il libro di Il viaggio che ha fatto Loris, è che in realtà il paragone che si fa dentro i luoghi di lavoro non è mai con il padrone, ma con quello che è un po' meno precario di te. E lì entra, come dire, l'odio, che diventa quasi un odio sociale, ed è lì che non si riesce a intervenire. Dov'è che? Quando è che si è rotto questo rapporto? Perché non si è riuscito a intercettare questo che lui chiama il ruolo del sindacato che passa attraverso la giustizia? Ma faccia fare. Quello che tu dici in questo viaggio, che è un viaggio più politico, che però, vale dire, parla tanto delle differenze tra i lavoratori lì dentro, come si vivono. Facciamo 2 esempi che mi vengono. Ma si riscontra anche sul voto, certo che si riscontra sul voto, però quello che succede, io ho finito questo libro di scriverlo 4 mesi fa circa. Nel frattempo sono successe alcune cose, secondo me peggiorative. Allora faccio 2 esempi. Primo, a Torino. Si ripresentava candidato sindaco Piero Fassino, personaggio storico di quella città, era stato responsabile della commissione operaia del PC, era stato sindaco 5 anni. Veniva dato per scontato da tutti che A fosse il miglior sindaco d'Italia, il più amato, che sarebbe stato rieletto senza problemi. Morale, è stato bocciato dai 2/3 dei torinesi. Tutti quelli con cui io ho parlato, e ho parlato con tanti, a Torino conosco parecchi, mi hanno dato la stessa risposta sulla ragione.
Quando c'è stato il referendum fatto da Marchionne, lavoro in cambio di diritti, Fassino ha detto: se io fossi un operaio della Fiat voterei sì. Quella cosa lì ha chiuso definitivamente la possibilità, cioè è diventato un'altra cosa, è diventato il nemico. Questo è successo. Adesso quelli lì che non hanno votato a quell'elezione, non hanno votato per Fassino, ma non hanno votato neanche per Giorgio Airaldo, cioè uno di loro, un delegato, un dirigente della FIOM. Nella lista c'erano altri quattro delegati FIOM. È il posto dove tutta la sinistra sociale del Torino, esatto, è il posto dove la lista a sinistra del PD ha preso meno voti di tutta Italia. Anche lì a domanda: ma come mai? Mi hanno risposto tutti sempre allo stesso modo: il nostro obiettivo non era quello di votare il più vicino a noi, era quello di spazzar via l'immondizia. E il modo più sicuro per spazzar via l'immondizia era votare fin dal primo turno per l'Appendino, per i 5 Stelle. Ecco, questa volta secondo me non si sono limitati a votare per, poi bisognerà verificarlo, per i 5 Stelle, ma hanno votato anche per la Lega. C'è stato uno spostamento. Cioè, voglio dire, se tu rompi con la sinistra di governo, chiamiamola così, e rompi da sinistra perché ti senti abbandonato, perché sono stati abbandonati i valori, i riferimenti, perché è stato cambiato l'interlocutore, non è più la periferia ma il centro storico della città, non è più quello che una volta era il proletariato ma sono i ceti medio-alti e gli intellettuali. Non è che poi tu mantieni una posizione a sinistra, tu resti solo e nella solitudine succede quello che abbiamo già detto tutti e due, cioè se tu non credi più che insieme a quelli che vivono la tua condizione puoi cambiare le cose, cerchi di salvare te stesso. Come così come la maggior parte di quelli che io ho intervistato sostenevano che non sarebbero andati a votare, non è che avrebbero votato destra o 5 Stelle, questo in tutte le fabbriche dove sono andato, ma che non sarebbero andati a votare come era già successo nell'elezione precedente. Secondo me non è più successo questa cosa qui, sono andati a votare. Quelli di Monfalcone, il secondo esempio che voglio fare, allora l'esempio è questo: mi hanno raccontato di questo pulmino che tutte le mattine fa il giro dei paesi della cintura e raccoglie i lavoratori da Fincantieri, li porta in cantiere e a fine turno li riporta a casa. Che succede? Succede che a un certo punto sale un operaio del Bangladesh e per di più dell'appalto. Gli operai che stavano dentro il pulmino hanno fatto fermare l'autista per far scendere l'operaio del Bangladesh. Allora, quelli che non erano andati a votare alle elezioni comunali, secondo me, io ho visto le percentuali di voto, ho visto soprattutto per chi hanno votato, ci sono andati a votare, ahimè, e hanno votato a destra. Quindi, cioè, voglio dire, anche una critica da sinistra, usiamo questa categoria che non vuol dire quasi più nulla, nel momento in cui non ha luoghi, riferimenti, rappresentanze, sia pure piccole, beh, rifluisce su posizioni individuali e ognuno cerca di salvare se stesso. Guardate che, io lo ripeto, l'Italia non solo non è più un'esperienza positiva per le sinistre europee, ma è vero il contrario. I processi, la crisi delle socialdemocrazie, dei,
dei centrosinistra, chiama dei laburisti a seconda dei vari paesi, è una crisi che è ovunque, in Europa, negli Stati Uniti, da tutte le parti. E però tu hai, voglio dire, in Francia a sinistra dei socialisti che non ci sono più, c'è che se ne pensi Mélenchon che ha tra il 10 e il 15, arriva addirittura al 18%. In Germania c'hai la Linke che adesso viene data intorno al 10%. In Gran Bretagna tu hai addirittura la vittoria di un dirigente di sinistra che è diventato presidente del partito, che ha delle posizioni che hanno consentito di ricompattare diciamo la base sociale del Labour Party, che viene dato al 40% adesso. Ecco, in Italia a queste ultime elezioni tu avevi quattro liste a sinistra del Partito Democratico, di cui tre e mezzo provenienti da Rifondazione Comunista, che complessivamente hanno raccolto il 4,9%, credo. Questo è significativo del fatto che non c'è nessun riferimento a sinistra. No. Questo è un dato. Qui non è la sede, non possiamo farlo, c'è ragione lui, nessuno ci paga per delle stupidaggini, da dove si riparte, come si riparte, ma insomma mi verrebbe da citare Montale, solo potesto sappiamo quel che non siamo, quel che non vogliamo. Non si può ripartire, io credo, dagli avanzi delle nostre sconfitte passate. Quindi pensare se la sconfitta culturale, come dice Ciarro, io sono totalmente d'accordo, bisogna ricostruire una cultura, un tessuto, delle forme di condivisione, di solidarietà che sono letteralmente saltate per aria. E voglio dire, non sempre gli operai hanno ragione, ci sono delle fasi storiche in cui proprio non è così, però non è pensabile ripensare un modello sociale e politico che non passi attraverso i lavoratori. Quindi bisogna ricostruire questo tessuto prima ancora che pensare a quale partito presentare alle prossime elezioni, cosa su cui invece già si è avviata una discussione molto ricca da Napoli. Qualche altro ex magistrato? Certo, già le regionali. Allora, apriamo il dibattito? Sì. Chi è? Alzati il piede. Qui vecchi e lei bambini. Vengo lì. Quasi quasi guardate là. C'è 9 di tra di noi. No, io ho ascoltato con molto piacere. Però mantengo le mie riserve, caro. Voce. Anche quello di argomentazioni che diceva il sindacalista. Perché noi non siamo nati ieri. Questa, io non credo che la sinistra sia stata sconfitta. La sinistra come anello, come cultura, come promozione sociale, perché è tutta lì nella carta costituzionale. Il lavoro, noi abbiamo fatto errori, l'abbiamo fatto. Prima c'era la dialettica aspra, al di là del consentito tra comunisti e socialisti. Almeno tutte e due svolgevano un ruolo propositivo. Tante conquiste l'abbiamo fatto con quella sinistra lì. Dopo, quando è arrivata la globalizzazione, io sono di sinistra, sono da sinistra, vengo da famiglia antifascista, non vuol dire superamento dello Stato nazionale, perché la pensione la paga lo Stato, la sanità la paga lo Stato, i diritti conquistati sono lì custoditi dallo Stato. E noi siamo caduti nel tranello, c'è la globalizzazione, c'è la concorrenza, che poi la globalizzazione viene definita, no, cioè, se uno c'è un po' di scuola, viene definita come libera circolazione dei capitali, delle persone e delle merci. Non viene definita come circolazione dei diritti, capito? Un minimo. Quindi libera circolazione dei capitali, delle persone e delle merci, cosa vuol dire?
cosa vuol dire questo? Che io ma io azzero i miei diritti, tutta l'America del Novecento, l'azzero? Per carità, è chiaro che andava fatta un'apertura, ma un'apertura sempre salvaguardando i diritti, che poi avrebbe giovato anche agli altri. Questa invece è una legge della foresta per me, la globalizzazione. Io sono meno pessimista del sindacalista, perché in America, la famigerata America, all'ultima elezione c'era un certo Bernie Sanders del Partito Democratico che si definiva socialdemocratico, che non è superato, si definiva social e ha avuto un grosso successo, chiaro che poi non aveva l'appoggio del sapristano. Quello che sta facendo Trump, lontano da me mille miglia, però Trump fa un muro perché non crede neanche lui alla globalizzazione, delle armi sì, ma non delle merci. E noi dovremmo prendere spunto, anche adesso la contesa che c'è tra Europa e l'America sui dazi, per me non esiste libera circolazione. Perché è chiaro che il più forte è come la legge della foresta, no? Se non ci sono i diritti. E noi dovremmo approfittare di questa crisi americana per rivedere anche al nostro interno. Io non voglio il protezionismo, non voglio i dazi, però c'è una strada per favorire il mercato interno, c'è una strada, ed è quella che il mercato è l'incontro della domanda e dell'offerta. Se io lascio tutto al capitale, no? Bombardamento mediatico, produce quello che vuole, eccetera, e riduce i lavoratori a stracci, e questa è colpa nostra, perché io, compagni, chiedo scusa, ma io sono un po' presuntuoso, un po' visionario, però un minimo di scuola ce l'ho. L'impresa come viene definita? Cioè, l'impresa nel codice civile, non nel manifesto di Marx, nel codice civile, 1182. L'impresa è un bene sociale che abbina ed è una combinazione ottimale di capitale, tecnologia e lavoro. Non dici che l'impresa è del capitale. E noi, quando è arrivata la globalizzazione, dovevamo valorizzare la componente lavoro, che già avevamo lo studio dei lavoratori, ma dopo bisognava fare come in Svezia, come in Germania, portare i lavoratori nella stanza dei bottoni. Ancora c'avevamo la forza politica. Non l'abbiamo fatta perché dopo contava, la divisione a sinistra contava il potere, no? Poi nel 93 facemmo la stronzata più grossa del mondo, che non abbiamo favorito la Seconda Repubblica, abbiamo distrutto i partiti che avevano fatto la Costituzione, vengono azzerati con una legge di merda che si chiama legge maggioritaria, e che, se qualcuno lo sa, è Gobetti, Piero Gobetti, quello che ha fatto la lettorinese, quello che ha fatto la lettura migliore del sistema elettorale, che si adegua al popolo e dice perché in Inghilterra va bene il maggioritario e perché in Italia va bene il proporzionale. No, è attuale. Alfonso, è attuale questa, perché se io, si sono distrutti nel 93 i partiti, ma a me mi distrugge un partito di destra, quelli sono partiti personali, quelli sono, capito? Ma tu mi distruggi i partiti di sinistra, perché si vota una persona, non una partita, lì si è venuto meno anche il collante, l'ideale, certo, io vengo da presocialista e vedevo i ladri, l'avrei denunciato se l'avessero fatto di fronte a me, ma è chiaro che era diventata una somma di consorterie, ma c'era lo statuto dei lavoratori, c'era Riccardo Lombardi, c'era Durati, Matteotti, c'era tutta quella cultura riformista che, ripeto, andava, questo sotto certi aspetti diceva anche per Berlinguer, quando cercava la terza via, è stato detto prima, non so da chi, bisogna superare lo stato sociale, ma non azzerandolo, ma portando i lavoratori nella stanza dei bottoni, perché quello mi dà una nuova idea di sviluppo. E queste erano mature già negli anni, a metà degli anni 70, se vi ricordate, già erano maturi i tempi tra un modello di sviluppo che Pasolini chiamava sviluppo, invece, di sviluppo, è sempre la stessa voce, poi ripresa da altri, che dice invece noi dobbiamo seguire quello che è il progresso. Non parlare anche gli altri, però, No. Come? No, perché sennò no, volevo dire che un sacco finito, di gente vuole intervenire. Ho finito. Cioè, noi dobbiamo ripartire da una sana socialdemocrazia che non solo riorganizza il lavoratore, ma soprattutto a livello politico porti i lavoratori nella stanza. Perché se l'impresa è a tre, tutto questo casino noi oggi non ce l'avremmo. E in ogni caso, perseguire un modello di sviluppo che deve essere comprensivo di tutto, materiale e immateriale. A quel punto usciamo fuori da questo pantano. Grazie. Chi vuole intervenire? Per
li facciamo un po' più brevi in questi interventi. Fare una riflessione bravissima. C'ho paura che non, i giovani non capiscano quello che noi per chi deve andare via. C'ho paura che non noi vediamo i libri di scuola, noi vediamo i libri di scuola. Quindi dovrei 50 anni. Per chi è interessato. Una riflessione brevissima che è questa, perché oggi è 8 marzo, giornata internazionale della donna. Sicuramente stasera quando apriamo la televisione ci saranno servizi che diranno che le donne lavorano poco, che hanno uno stipendio diverso dagli uomini e via dicendo. La sinistra deve dire cose semplici, a parità di lavoro, parità di salario. Sono cose che capiscono tutti, come fino adesso si capisce. Gli immigrati ci portano via il lavoro. Bisogna essere in grado di parlare con linguaggio semplice e concreto, cosa che la sinistra in questi anni non ha più fatto. Io parlo da delle questioni. E sinistra. Voce. Nel 75 c'è solo che allora c'erano i partiti, erano quelli che erano l'atto costituzionale, non successe niente. Per rifarci al 92, lui dice la casta, così casta politici, qui ci sono i risultati, la casta per la luna, sono i magistrati, hanno fatto una rivoluzione distruggendo tutti i partiti, distruggendo tutto il sistema politico e abbiamo visto cosa è venuto loro. Poi non può anche essere l'altro, diceva Lanzani. Però se è un bravo amministratore è meglio un ladro competente che un onesto incapace. No, ma io non è dubbio, sto pensando che siamo messi malissimo. Ecco, voglio dire, c'è un anno fa Carlo Galli, il professore, ha fatto una conferenza alla Casa della Cultura a Milano, 16 gennaio 2016. Voi, se avete voglia, andatelo a ascoltare. Lui è stato uscito prima di Libertà Unita, che ha introdotto il liberismo in Italia. Chi è che fa il nome? Chi è che fa il nome? So, i D'Alema, i Fassino, i Bersani, perché loro sono i veri liberisti italiani, lui non l'ha detto prima di tutti. Però io qui del potere al popolo che mi do sentito, non abbiamo tempo. Se voi avete visto il discorso sui social fra anche un povero e Massimo Rossi, perché ricorda il mio pessimista, non so se mi sia anche capitalista adesso, ricorda il mio pessimista. Adesso se so, ma con Massimo Rossi, senti, abbiamo avuto poco tempo, ci cioè, fatto la manifestazione a Roma, al prossimo marzo. Il 18, per cosa? Però vuoi Massimo Rossi. Però voglio dire, se non mi portano a queste cose qua, chi sono i personaggi che li costruiscono la sinistra? Quante volte si sono visti i laboratori sociali? Quindi esiste a Roma, per un uomo a sinistra, ma a sinistra. Cosa è venuto fuori? Un disastro. Io proteggo del popolo, io proteggo le scuole e gli ospedali con l'ambulanza. Sabato sera, mi chiedo un certo soccorso, mi si avvicina la sinistra, domani bisogna votare i primi. Perché non saranno detta giusta sulle scie chimiche. Ci propongono un sabato di malattia e stanno nei vicinari. Questo è il problema. E c'era 20 persone, tutte quante. Se questo, così, ragione è il ragionamento del presidente Cuomo, ma cosa sono per te? Una volta c'erano le sezioni, che ragione più funziona? Cosa dobbiamo pensare? Le sezioni fanno il ragionamento. Lo scambio di fare la costruzione, se non esiste più niente neanche la piazza. Ma poi finisce, non c'è stato il pomeriggio. Il venerdì sera si continua la piazza, hanno fatto il mio vabbè. Posso dire semplicemente che a forza di voltacce rischiamo, sempre indietro rischiamo di diventare di sale e non capiamo quello che ci sta succedendo. Una domanda, vai. Sì, la domanda, perché cioè, dal dibattito poi io sono più concreto. Cioè, io ho la domanda che confondo, che è un po' che voglio dire sicuramente, su
se il lavoro voce sono un quasi pensionato foscato, ho solo 4 anni di esperienza, vedo come è cambiato il lavoro nella terza azienda, poi riescono a incontrare le cose nella terza azienda, basta la voce, è cambiato completamente, perché la tecnologia, per quanto ci possa, ha sottratto nel vero senso la propria fisica, cioè ha sottratto, e questo succede in tutte le aziende. In un mondo dove la tecnologia sta portando via, dove, adesso non voglio fare discorsi più ampi, no? Dove la questione demografica che non se ne parla, tra 20 anni saranno 10 miliardi nel mondo, non capisco come cazzo facciamo, la terra è una, la paga, cioè, per farla breve, no? Il lavoro sempre di meno. Una volta si parlava dei tempi della vita, vi ricordo, negli anni 70, visto che parliamo sempre del 50. Una volta si è parlato del lavoro e anche della vita. E si era fatto delle battaglie su questo, cioè i tempi della vita tua, quella al di fuori del lavoro, la relazione, la compagnia bella, no? E poi i tempi del lavoro. Per cui cercate di equilibrare questa cosa. Oggi abbiamo visto un contrario. Amazon cerca che bisogna lavorare 24 ore, sono equipato a 24 per venire sostanzialmente con i braccialetti e compagnia bella, no? Allora, se questo è vero, io non capisco cosa perché nel linguaggio anche sindacale, io faccio sindacale, quando parlo di queste robe, no? Sembrava che venisse fuori, perché non si parla del fatto che bisogna lavorare tutti, per esempio lavorare meno? Perché se per cui i tempi del lavoro sono i tempi della vita, per cui diminuire questi tempi del lavoro, no? E restituiamoli alla vita. Alle relazioni, perché questo è che poi la chiusura che a mio avviso e chiudo qui, che c'è stata in questi ultimi anni, cioè dopo non ci potremmo lamentare se io operai vostra lega, no, sul Movimento 5 Stelle c'è un'altra cosa, non sono lei a lavorare al Movimento 5 Stelle, perché ci sono alcune cose che sono imbarazzanti per la sinistra, ve lo dico sicuramente, capito? Quando questi dicono che sulle spese degli armamenti facciamola finita con gli F-35 che non servono a un cazzo, loro lo dicono, la sinistra non lo dice, parliamoci chiaro queste robe, ragazzi, loro parlano, è il contrario. Cosa? È il contrario. Ma non è vero, leggetelo, te sbagli, leggetelo, loro dicono che gli F-35 è da sospendere sta cosa, lo dicono chiaramente.